Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar. Io mi chiamo Nelia Gregorini, diciamo, mi occupo dei prodotti quotati, in particolare di quelli a leva all'interno di BNP Paribas. Ho il piacere di avere con me questa sera Gabriele Belelli, divulgatore, formatore, scrittore, ormai diciamo non ho influencer, direi, aggiungerei anche. Benvenuto Gabriele. Buonasera a tutti, buonasera Neve, sempre troppo gentile, grazie mille. Nell'attesa magari di, vedo che stanno ancora arrivando insomma un po' di persone, vi chiedo giusto un feedback molto veloce sull'audio, sul video, quindi fatemi sapere, io vedo le domande, quindi fatemi sapere se ci vedete e ci sentite bene, per favore, datemi un feedback. Giusto a livello organizzativo per questa sera, diciamo oggi trattiamo, visto anche insomma che abbiamo avuto Powell ieri sera, la Lagarde stamattina, volevamo appunto trattare un pochino il tema dei tassi e approfondire anche tutto il tema insomma di anche alternative di investimento rispetto all'investimento diretto nei titoli di Stato. Ma non solo, e quindi parleremo, se ci sarà il tempo, anche di qualche strategia su gli indici. Io vi invito a, diciamo, l'idea di questi webinar è quello di essere più interattiva possibile, quindi vi invito a fare domande o darci spunti durante la trasmissione. Io terrò sempre sotto occhio il box e quindi porrò di volta in volta le domande. Poi, ovviamente, se avete invece qualche curiosità sui prodotti di BNP Paribas, sarò ben lieta di risponderle. Detto questo, insomma, Gabriele, magari ti lascio a te forse l'introduzione, insomma, su che cosa ci puoi dire, insomma, di questo ultimo mese, direi che è stato probabilmente eccezionale sul fronte tassi e anche di queste ultime due giornate. Sì, assolutamente. Allora, beh, partiamo dal presupposto. Il mercato si basa sulle aspettative dei tassi, quindi cerca di interpretare le parole, no, delle banche centrali per cercare di capire quali saranno le mosse future. E così facendo il mercato si posiziona in anticipo, si muove in anticipo rispetto alle tendenze delle banche centrali, alla loro operatività. Qui ad esempio ne vediamo un esempio, quello che vediamo, un attimo che chiudo qua, quello che vediamo in sfondo, lo vado anche a allargare, è il grafico sostanzialmente del rendimento dei titoli di Stato decennali, quindi da BTP a 10 anni sostanzialmente, che ha raggiunto un massimo qui nella prima parte dell'autunno e poi ha cominciato a scendere. Questa discesa dei rendimenti, che ovviamente coincide con l'aumento del prezzo dei titoli di Stato in questo caso, è dettato non dalle parole odierne della Lagarde, ma dal fatto che il mercato si muoveva sulle aspettative, quindi cercava di interpretare, oltre che i dati economici, quelli dell'inflazione, possibili rallentamenti dell'economia causati dagli elevati tassi, ha cominciato a percepire, no, quelle che potrebbero essere le parole dette o non dette, no? In questo caso della Lagarde in Europa, in America e di Powell, per cercare di capire quali potevano essere le dinamiche dei prezzi. Quindi ha cominciato a ipotizzare prima che il ciclo dei rialzi fosse terminata. In effetti oggi c'è stata la seconda riunione in cui la Banca Centrale Europea non ha aumentato i tassi, quindi c'era già stata una riunione precedente in cui si era detto non aumentiamo più i tassi, il mercato ha scommesso che il ciclo fosse terminato e adesso ipotizza da qualche settimana in realtà che il mercato possa, che il mercato, cioè che le banche centrali nel corso del prossimo anno andranno a ridurre i tassi. Giusto per fare un attimo un cappello veloce introduttivo di queste due riunioni, quella di ieri di Paolo e quella di oggi della Lagarde, giusto un sunto. Ieri dicevo c'è stata la riunione della Fed, ha parlato Jerome Powell, che è il presidente della Fed, della Banca Centrale Americana, e sostanzialmente sono emersi due dati. Il primo è che i tassi di interesse sono rimasti invariati,
Questa è la quinta seduta, diciamo così, la quinta riunione, più corretto dire, in cui i tassi restano invariati. Questa in realtà non è una notizia perché il lasciare i tassi invariati era quella che era l'aspettativa del mercato, quindi il mercato già si aspettava questa cosa. Il secondo aspetto invece costituisce la vera novità, quella che ha dato slancio al rialzo di ieri, non solo dell'azionario, no, di Wall Street, ma anche poi che ha ravvivato anche in apertura qui da noi oggi il mercato obbligazionario. Con la conseguenza dell'aumento del prezzo delle obbligazioni, di conseguenza sarebbe più corretto dire il ribasso dei rendimenti, perché in realtà il vero movimento non è l'aumento del prezzo delle obbligazioni, ma è la diminuzione dei rendimenti. Matematicamente è più corretto dire quello nel momento che noi non compriamo una quotazione di un titolo di Stato, di un bond, ma compriamo un rendimento. Scusate, mi si è aperta una finestrella di Skype, credo. Eccoci qua. E dicevo, pratica, cosa ha detto per questo secondo aspetto, no? Cosa ha detto Powell? Ha sostanzialmente detto che il ciclo di rialzi appare come terminato, ha detto proprio siamo probabilmente al picco, vicino al picco, e quindi i tassi di interesse sono giunti al loro apice. Questo è il primo dato. Il dato, che è quello per cui gli operatori, diciamo così, hanno festeggiato, è il fatto che nonostante un'inflazione in calo, ma comunque sensibilmente più alta rispetto al target che ha la Fed, il dato di fatto è che se le condizioni rimarranno quelle attuali, l'analisi dei DOZ, che sarebbero praticamente le previsioni dei governatori che rappresentano i membri del Consiglio della Fed, lasciano trasparire un'ipotesi concreta che nel corso del 2024 la Fed inizierà a ridurre i tassi. Si parla addirittura di ben tre rialzi, ciascuno da 0,25%, quindi 25 basis point ciascuno. Io confesso che sono rimasto un po' stupito, mi aspettavo una più cauta ipotizzavo ovviamente un ribasso, scusatemi, dei tassi, ma me lo immaginavo nella seconda parte del 2024. Pensavo che i tassi potessero rimanere a questi livelli per un livello più alto. Pare che invece in America ci sarà un ritorno, non certo ai tassi di un tempo, però comunque una maggiore decisione, ecco, per ridurli. Quindi tre ribassi pare dello 0,25 già probabilmente nella primavera, quindi un qualcosa di abbastanza prossimo. Il mercato ha festeggiato. Ovviamente tra i titoli azionari, su cui non c'entra con l'obbligazionario, quelli che hanno beneficiato maggiormente chi sono i titoli particolarmente indebitati, quelli cioè il cui debito costava parecchio, visto che i tassi erano aumentati. Pensiamo in Italia abbiamo il caso di Enel che beneficia sicuramente di questo coso, ma tutte le utility in linea generale. Al contrario, sono meno soddisfatte le banche che ovviamente vedono ridursi una fetta dei potenziali utili. Oggi invece, dicevo, poi concludiamo, è stata la volta della BCE, sostanzialmente della Banca Centrale Europea, che ha lasciato i tassi di interesse invariati. Ha parlato Lagarde, Christine Lagarde, che è la presidente della Fed, e sostanzialmente ha detto che l'inflazione nel breve potrebbe crescere e che non hanno parlato, almeno così ufficialmente, no, di diminuzione dei tassi. Diciamo che la BCE si riserva di tenere le carte più coperte rispetto alla Fed. La Fed è stata abbastanza esplicita da un punto di vista operativo, mentre in Europa abbiamo più carte coperte. Si naviga ancora un po' a vista. Diciamo che il contesto economico, il contesto dell'inflazione in Europa è leggermente diverso rispetto al contesto americano. Anche le dinamiche del mondo del lavoro, eccetera, sono diverse, però la mia impressione è che se effettivamente in America si andrà verso un taglio dei tassi in primavera, è probabile che magari con un leggero ritardo, quindi in estate, anche in Europa possono cominciare a ridurre. Magari non saranno così aggressivi con tre tagli nel 2024, ma la mia impressione è quella sostanzialmente, che anche in Europa a questo punto il ciclo dei tassi, io mi aspettavo in realtà tassi a lungo, devo essere sincero, più a lungo, tassi alti, scusatemi, cioè, immaginavo che il ciclo fosse terminato, fosse gli sgoccioli, questo sì, pensavo che sarebbero state più caute nella riduzione, ovviamente a parere mio personale, che il mercato sta smentendo. Gabriele, sono d'accordo con te, volevo solo fare vedere molto velocemente quello che, diciamo, anche a livello numerico, quello che stavi raccontando, quindi fare vedere cosa stava facendo, cosa ha fatto l'America. Allora, questa è la curva dei tassi italiana, questo forse è interessante farlo vedere perché si vede proprio, diciamo, come si è
spostata. Allora, la curva sotto la vedete, è quella d'oggi, quindi il rendimento che hanno oggi i BTP, e la curva sopra è quella che avevano ieri, quindi prima che Powell parlasse, e quella sopra ancora è quella di un mese fa. Vedete che c'è stato diciamo, uno spostamento su tutta la curva abbastanza impressionante. Quindi se diciamo fino a un mese fa il rendimento diciamo del decennale americano, allora lo vedete, spero che lo leggiate anche da casa, è un pochino piccolino, questa linea qua sotto 10 Y, quindi se fino ad un mese fa il rendimento del decennale era al 4,40 diciamo, ieri era al 3,90 e oggi era al 3,60 diciamo, 3,70, quindi è stato un movimento su tutta la curva di riprezzamento importante, e questo si è visto sia sulla curva dei titoli di Stato italiano, che come vedete è comunque una curva normale, ecco, chiamiamola così, sia sulla curva dei titoli diciamo americana, che è una curva, ve la faccio vedere tra un istante, poi ti ripasso la parola Gabriele, che è una curva invertita come quella tedesca, dove effettivamente vedete che il repricing è stato anche qua molto molto importante. Se andiamo sul 10 anni, diciamo un mese fa eravamo al 4 e quasi 45, 50 e oggi siamo arrivati insomma, sotto il 4, il 3,90, quindi un movimento abbastanza violento che non si vede molto spesso, Gabriele, giusto sui tassi? No, assolutamente, c'è quasi isteria nel movimento. Ci sono dei titoli con duration quelli elevati, parlo di singole obbligazioni in questo caso, ma il discorso non cambia, che hanno avuto rendimenti e performance in ultime settimane da mercato azionario sostanzialmente. E quindi sì, sicuramente si è passati da un estremo all'altro. Probabilmente il mercato sta apprezzando una riduzione superiore a quella che non sarà, vedremo un attimo quale sarà il nuovo equilibrio che il mercato troverà. Una cosa che magari non abbiamo detto che può essere utile per seguirci anche per quelli che magari sono gli amici neofiti che ci seguono, quelli che ancora muovono i primi passi. Partiamo da un presupposto che noi stiamo parlando di riduzione dei rendimenti, quotazioni che salgono, eccetera. C'è un collegamento matematico tra il prezzo di un'obbligazione e l'andamento dei tassi di interesse. Ed è un effetto puramente matematico. Funziona così. Quando i tassi aumentano, c'è contemporaneamente un ribasso del prezzo delle obbligazioni. Quando al contrario abbiamo un ribasso, una diminuzione dei tassi di interesse, abbiamo una riduzione dei rendimenti, di conseguenza abbiamo un rialzo delle quotazioni dei titoli. Questo movimento al rialzo o al ribasso delle quotazioni dei titoli come conseguenza dell'aumento dei tassi è in funzione della duration. Maggiore è la duration finanziaria e maggiore sarà l'oscillazione di prezzo. La duration non coincide con la durata, con la scadenza, tranne nel caso degli zero coupon, ma in tutte le obbligazioni con cedola, che sia un tasso fisso, un tasso variabile, la duration è sempre più bassa, più o meno a seconda dei casi, rispetto alla scadenza naturale. La vita finanziaria, in pratica, la duration misura in anni e mesi quanto tempo un investitore impiega a rientrare nel proprio investimento a forza di incassare cedole e reinvestirle. Questo ovviamente, incassare la cedola, reinvestirla, accorcia i tempi del rientro del proprio capitale, perché quando noi compriamo un'obbligazione non dimentichiamoci mai che stiamo prestando dei soldi. Io compro un'obbligazione a 100, significa che sto prestando 100 a un emittente, ad esempio lo Stato italiano, che si impegnerà a pagarmi una cedola e rimborsarmi il capitale. Se io dopo questo esborso di 100, ogni 6 mesi nel caso di BTP, incasso una cedola, la vado a reinvestire, questo mi accorcia il rientro del capitale, perché non sono più esposto per 100, ma pian pianino riduco. Questo è il concetto di duration, descritto in modo un po' brutale e sintetico se vogliamo, ma sostanzialmente questo. Quindi il fatto che stiamo assistendo a un aumento del prezzo delle obbligazioni significa sostanzialmente che il mercato ipotizza che diminuiranno i tassi, diminuiranno i rendimenti e quindi di conseguenza aumento del prezzo
dei titoli obbligazionari. Quindi c'è proprio un meccanismo matematico, lo si può misurare, ci sono proprio delle formule per farlo. Quindi non deve stupire né il forte ribasso che c'è stato del prezzo delle obbligazioni in precedenza, perché si è passati dai tassi a 0 ai tassi a 5 sostanzialmente, e quindi le obbligazioni che avevano duration particolarmente elevate avuto oscillazioni marcate di prezzo. Non deve stupire, ecco, magari stupisce la velocità del movimento, ma comunque il fatto che salgano. Se i tassi dovessero essere diminuiti di un 2-3% nel corso dei prossimi mesi barra anni, ecco che le obbligazioni, nonostante il rialzo attuale, hanno ancora ampi margini di crescita Ecco, questo è un della fattura. concetto sicuramente importante, per cui ecco, vi chiedo di segnalarmi nelle domande se diciamo, questo concetto non fosse chiaro, perché è diciamo, importante che lo, diciamo, sia limpido per tutti per andare avanti, perché poi diciamo, servirà come concetto anche per parlare di mini future su titoli di Stato. E vi chiedo anche di magari scrivermi se ne avete voglia, se attualmente appunto, avete investito in titoli di Stato, magari con duration lunga, insomma, si è fatto tanto parlare insomma, anche sul forum di Gabriele, di Mathusalem Bond o quant'altro. Ecco, fateci sapere se siete tra i fan di queste scadenze molto, molto lunghe, o se invece investite in Treasury, ad esempio. Sì, assolutamente. Un'altra considerazione è questo che vedete al rendimento dei titoli italiani. Vedete, adesso si parla adesso del fatto che i rendimenti siano aumentati moltissimo e che stiano diminuendo in modo veloce in questi giorni, ma in realtà se noi guardiamo il dato, vedete qui siamo nel 2012, questo apice, purtroppo il grafico parte da lì in questo caso, è la crisi del governo Berlusconi e l'arrivo del governo Monti, no? Quando si parlava dello spread, no? Ogni volta che prendevi un giornale, accendevi la televisione, tutti a parlare di spread, erano tutti diventati esperti, no? Di rendimenti del Bund, eccetera. E quello era stato un movimento particolarmente forte, se vi ricordate, lì c'era anche un rischio paese, un rischio default in essere, teorico più che pratico, ma comunque il mercato lo prezzava in quel modo. Poi vedete c'è stata una forte diminuzione, i rendimenti sono diminuiti, e poi dopo vedete che nel 2018 avevano raggiunto di nuovo rendimenti elevati, non del 5% come a cavallo degli ultimi mesi, ma comunque a cavallo di un 4% circa. Poi sono diminuiti, sono andati addirittura a zero su alcune scadenze brevi, eravamo andati addirittura in negativo e sono tornati. Questo vuol dire che movimenti sensibili dei prezzi barra dei rendimenti del mercato obbligazionario sono fenomeni comunque sensibili. Se vogliamo, sono più lenti nello svilupparsi rispetto a quelli che sono i movimenti di un titolo azionario, ma anche il mercato obbligazionario fornisce periodicamente movimenti significativi. Quindi chi magari è nuovo di questo mercato rimane stupito, magari, ma in realtà sono dinamiche, vedete, che troviamo periodicamente. Ecco, questo è un dato di fatto. Allora, Gabriele, comincio magari a girarti qualche domanda. Christian ci chiede, sarebbe una buona mossa andare a investire ad oggi in obbligazione con duration elevata, oppure aggiungo io, ormai è tardi, come dice la canzone? No, l'impressione è che non sia ancora tardi, nel senso che queste sono dinamiche di medio-lungo periodo, quando si innescano in genere tendono a durare. Dopo ne parlo a livello di strategie, diciamo che lo anticipo già adesso, già che ci siamo, i titoli obbligazionari, col fatto che si muovono sulle aspettative dei tassi e il fatto che i tassi hanno dei cicli, quindi mesi o anni in cui salgono, mesi o anni in cui scendono, questo fa sì che si creano delle tendenze definite, tant'è che le strategie migliori in genere per andare a negoziare le singole obbligazioni, ma anche ad esempio gli ETF obbligazionari o quello che vedremo dopo i mini futures anche, sono le strategie trend followers, cioè quelle che proprio seguono la tendenza dei prezzi. Questo è un aspetto decisamente evidente se uno si mette lì a creare, non so, un trading system anche molto rudimentale, incroci di medie mobili, cose di questo tipo, vede che effettivamente generano equity crescenti su tantissimi strumenti obbligazionari. Questo vuol dire che proprio hanno un carattere, una natura del movimento trend follower. Ci pensiamo, è assolutamente naturale perché si muove sull'aspettativa dell'aumento oppure diminuzione dei tassi, che sono cicli che durano nel corso del tempo. Ci sono due aspetti ancora magari da citare, secondo me, Neve, che possono essere utili, no? Perché la classica domanda è
Adesso qui la domanda è arrivata tra le righe, sono ancora in tempo per, no? Il dato di fatto qual è? È che chi vuole approfittare di una riduzione dei tassi, cioè dell'aumento del prezzo delle obbligazioni, che cosa si trova? Si trova a dover scegliere quale strumento finanziario utilizzare. E qui sostanzialmente ci sono tre ipotesi. La prima, compro direttamente le singole obbligazioni. Questo ha sicuramente dei pregi, compro un titolo che nel caso porti a scadenza. Ammesso che non abbia comprato il 2120 austriaco, perché auguro tanta salute a tutti, però ipotizzare di portarlo a scadenza diventa lungo, no? Davide ci dice che ci scrive che è proprio quello, in effetti, l'hai beccato subito. Sì, no, beh, è uno dei più scambiati in assoluto, no? Quindi posso comprare il titolo, però è chiaro che in alcuni casi mi posso esporre al rischio specifico. Quindi mi posso esporre al rischio default. Ora, nel caso dell'Austria che ho citato, è remoto, ma la scadenza è veramente lontanissima, tant'è che è più un titolo da trading che da investing sostanzialmente. Oppure posso andare a lavorare su un ETF, che di fatto è un paniere di obbligazioni, ma in entrambi questi casi noi siamo, saprei come dire, costretti a utilizzare l'intera liquidità. Cioè, se noi vogliamo comprare, non so, 20.000 euro di BTP, dobbiamo effettivamente avere 20.000 euro di BTP, cioè dobbiamo avere sicuramente delle size importanti per andare a lavorare sul BTP piuttosto che sull'ETF. E c'è una terza alternativa, per cui magari siamo qua a parlarne questa sera, che è quella dei mini futures, che sostanzialmente permettono di godere dell'effetto leva, quindi di avere comunque dei buoni margini operativi, ma al tempo stesso di impiegare per questa operatività una quantità di denaro minore. Quindi c'è questa terza scelta che in genere viene snobbata, ma che può essere invece utile a molti investitori, anche perché un investitore potrebbe tranquillamente decidere di comprare, per dire, singole obbligazioni in base alla propria pianificazione o ETF. In base alla propria pianificazione finanziaria e quindi andare a adeguarla alla propria, quindi adeguare la duration sostanzialmente, la scadenza dell'obbligazione in funzione del proprio obiettivo, della propria pianificazione per la parte core del portafoglio. Poi per un'altra parte potrebbe decidere di speculare su quello che è il movimento dei tassi utilizzando però una quota parte ridotta di capitale e quindi sostanzialmente i mini futures potrebbero essere una soluzione da questo punto di vista. Aspetta che forse sei in muto, non so. Ma scusami, eccomi qua. Allora, su questo magari faccio vedere giusto una cosa, nel senso che magari non tutti conoscono i mini future o non tutti ne conoscono il funzionamento, ma volevo, ecco, velocemente farvi vedere come arrivo. Allora, questi sono quelli americani. Ripartiamo un attimo dal BTP, ad esempio, no? Quindi un'alternativa è quella di appunto comprarsi direttamente dei BTP, non so, 10 anni, 2 anni, a seconda diciamo del nodo della curva su cui si pensa ci sia più spazio per un repricing. E anche, magari su questo poi ti chiederò anche una view, se ce l'hai, sia sulla curva diciamo europea che su quella americana. Oppure si può investire come alternativa appunto l'investimento diretto in titoli di Stato, acquistare un mini future, quindi un certificato a leva quotato su borse italiane, investendo un ammontare più piccolo di capitale, quindi non andando a bloccare magari una parte importante del capitale, proprio perché sono in leva e posso fare un'operazione magari più breve, puntando su un ribasso o un rialzo dei tassi, in questo caso forse più un ribasso. Allora, se io l'avessi fatto effettivamente da un mese a questa parte, probabilmente avrei fatto, ecco, un buon investimento finora. Qui io vi ho riportato, spero che sia leggibile, diciamo da un lato il prezzo del future sul BTP a 10 anni, sotto nella riga già, scusate, bianca, e nella riga blu invece è riportato il corrispondente tasso di interesse. E qui vedete là, diciamo, che è un po' uno specchio, no? È quello che vi diceva prima Gabriele. Quindi c'è una relazione inversa tra il prezzo dell'obbligazione e conseguentemente anche del future sull'obbligazione
e il tasso di rendimento. Quindi più il prezzo dell'obbligazione diciamo scende, il rendimento aumenta e il contrario, e questo vale anche per il future obbligazionario. Cosa succede se io vado ad investire, diciamo, cosa può succedere ad oggi? Quindi cosa può succedere a fronte di, ad esempio, un ulteriore, allora questo non vi spaventate con questa slide, diciamo, ve la spiego tra un istante. Allora questo mi rendo conto che può un attimo, allora questo sostanzialmente che cos'è? È una, diciamo, chiamiamola così, analisi di sensitività, questa è una schermata di Bloomberg, che dice, prendo il prezzo del future del BTP a 10 anni ad oggi, che quota 118, era quello che vi facevo vedere nella slide precedente. E cosa succederebbe in caso di aumento dei tassi di 50 punti base? Oppure cosa succederebbe in caso di diminuzione dei tassi di 50 punti base? Allora, torniamo un secondo indietro. Abbiamo detto che oggi il BTP a 10 anni rendeva circa il 3,95%. Quindi, se ipotizziamo un ulteriore, diciamo, ribasso dei tassi di 50 punti base, stiamo dicendo che arriverebbe intorno al 3,45% il decennale, che effettivamente non è una cosa impossibile da vedere. Cosa posso fare invece che acquistare direttamente il BTP a 10 anni? Posso acquistare un mini future, ad esempio, senza andare magari su leve, come dire, eccessive, no? Particolarmente rischiose. Posso andare a comprare un mini future con magari una scadenza lontana rispetto, diciamo, allo scenario avverso. Qual è lo scenario avverso? Lo scenario avverso è quello in cui, invece che una riduzione dei tassi, si veda un aumento dei tassi. Allora, la Lagarde mi sembra che ci abbia detto che non, in realtà non ne prevede altri di aumenti, però non prevede neanche un taglio a breve. Quindi cosa potrà succedere? Giustamente Gabriele ci diceva che il mercato sta correndo troppo, sta anticipando. Però diciamo che se noi prendiamo anche diciamo, uno scenario prudente, qui parliamo comunque di tassi, quindi non, il movimento può essere quanto? Di 50 punti base, di 100 punti base. 100 punti base sostanzialmente significa che il rendimento tornerebbe a un 4,95% sul decennale italiano. Quindi se, diciamo, un caso limite arrivasse addirittura al 4,95%, il future arriverebbe a 110. Se arrivasse a 110, io dovrei selezionare una leva ancora più bassa. Diciamo, potrei andare ad esempio su questo, sul 98,81 diciamo, livello barriera, a cui corrisponde un livello di leva di 5,8, quasi 6. Cosa significa un livello di leva di 6? Significa che se, diciamo, se io, diciamo, azzecco effettivamente la previsione e il mio BTP a 10 anni, adesso semplifico, fa un 1% di rendimento, io ne farò un più 6%. Ecco, questo è un po' il concetto. Una cosa che è un pochino controintuitiva è, ma è legato a quello che diceva poc'anzi Belelli, diciamo il rapporto inverso che c'è tra il prezzo dell'obbligazione e del future e il rendimento, se io voglio puntare su un ribasso dei tassi, dovrò acquistare un mini future long, perché io punto sul rialzo del prezzo dell'obbligazione e del future. A fronte del rialzo del prezzo dell'obbligazione ci sarà un ribasso dei tassi. Se invece al contrario voglio puntare e penso che ci sarà anche solo momentaneamente un rialzo, scusate, dei tassi, punterò sul mini future short. Diciamo, io poi ti ripasso anche la parola, però vi volevo solo fare vedere velocemente anche, diciamo, la curva dei tassi, americana. Ecco, non so se qua si può fare, diciamo, un discorso, diverso o meno, Gabriele, però vi faccio notare come, a differenza della curva italiana, la curva americana è ancora, molto invertita. Quindi qui c'è stato effettivamente una
un repricing, diciamo, su tutta la curva da un mese a questa parte e tra ieri e oggi, ma vedete che ancora adesso diciamo, la scadenza a 10 anni è molto sotto rispetto ai 2 anni. Diciamo, l'inversione della curva è comunque un'anomalia di mercato, non può durare per sempre, quindi da questo punto di vista sarebbe anche interessante capire, Gabriele, se tu hai una view su cosa succederà, insomma, questa curva quanto rimarrà e dove magari Il ci può essere mercato americano più c'è spazio un'immagine per. sicuramente sulle scadenze lunghe, questo è evidente. Se si va Cosa verso dicevi, una. Gabriele, che ti sei sentito un po' male? Dicevo che sul mercato americano, data la struttura della curva, se uno volesse lavorare, converrebbe lavorare sulle scadenze lunghe, che sono quelle che in teoria hanno maggiore margine di risistemarsi se la curva dovesse o quando si metterà a norma, mettiamola in questi termini. Certo, allora ti ripasso un attimo la parola, nel frattempo chiedo se controllo un po' se ci sono delle domande, ecco, dei dubbi. Adesso, giusto per concludere il discorso che facevo prima, parlavo, no, di approccio trading, diciamo così. Ora si può fare trading anche di breve sulle obbligazioni, si possono lavorare, si possono fare varie soluzioni, ma le strategie in genere che funzionano meglio, soprattutto quelle che non devi stare davanti al computer tutti i giorni, sono quelle, dicevamo, trend follower. Qui ho preso l'Austria 2120, tanto amata, ma potevo prendere qualsiasi altro prodotto con scadenza più breve, con un insieme di medie mobili. È assolutamente possibile andare a identificare quelli che possono essere i movimenti di inversione del mercato. Quindi, quando in questo caso, ad esempio, ho utilizzato un sistema basato su tre medie, la media 10, la media 20 e la media 40, ma basterebbero anche la media 10 e la media 20. Quando incrociano a rialzo, scatto, o le quotazioni salgono sopra entrambe le medie, di fatto scatta un rialzo delle quotazioni, quindi un segnale di acquisto, e quando scendono nuovamente sotto si può vendere. Si possono fare delle scelte anche più efficienti, cioè si usa le doppie medie e il loro superamento per l'ingresso, poi si usa un trailing profit per gestire le posizioni, come ad esempio un parabolic SAR, ma dopo lì magari la si va un po' a complicare. Questa è la strategia, se vogliamo, l'approccio più semplice, ma che genera dei buoni risultati sul mercato obbligazionario, proprio perché si creano dei trend definiti. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni in cui si rischia di prendere delle cantonate, non è sempre così semplice. Guardiamo qui, ad esempio, nel luglio del 22, vedete le quotazioni qui generano un segnale di acquisto, poi dopo qua escono. Non è che ci sia stato moltissimo margine per stare in posizione. Questo è tipico di tutti i sistemi trend follower, generalmente hanno una profittabilità a cavallo del 30-40%, vuol dire che fanno il numero maggiore di operazioni in perdita o a pareggio, ma con perdite ridotte o comunque con margini ridotti. Al contrario, quelle 3-4 operazioni che vanno a buon fine in genere beccano dei grandi guadagni, si portano a casa dei grossi guadagni, quindi queste strategie, nonostante una profittabilità contenuta, tendono a dare dei buoni risultati. In più, non dimentichiamoci che se lavoriamo, in questo caso sulle singole, non sui turbo, sulle singole obbligazioni abbiamo anche il ratio che matura dopo che abbiamo acquistato, e quindi più tempo restiamo in posizione, più abbiamo il coso. Se lavoriamo su altri strumenti, ovviamente no. Allora, rispondo magari a qualche domanda intanto, Gabriele. Allora, mi chiedono, non ho trovato il costo di finanziamento del mini future. Allora, il costo di finanziamento del mini future, riprendo solo un attimo lo schermo, Gabriele, scusami, Sì. lo trovate sul nostro sito. Questo è il nostro sito, si chiama investimentibnpparibas.it. Diciamo, tutta la parte dei mini future è sotto certificata leva, turbo mini future e selezionate nella categoria tassi di interesse. Dentro tassi di interesse trovate un po' tutti i sottostanti, quindi BTP a 10 anni, BTP a 2 anni, SHAT, Bund a 10 anni, ma anche tutta la gamma, ad esempio, americana. Quindi qua andate e trovate tutti, diciamo, i sottostanti. Dove trovate i costi di finanziamento?
Allora, seleziono ad esempio i BTP a 10 anni di cui parlavamo prima, si trovano cliccando, diciamo, sullo specifico prodotto o andando nella documentazione e aprendo la documentazione legale, ma più semplice ancora, cliccando su tutte le caratteristiche, livello di strike, e qui trovate, diciamo, ogni giorno il livello di strike, quindi chiamiamolo così, il livello di finanziamento che ottenete dall'emittente, che varia di una piccolissima quantità ogni giorno. Questo è il costo del finanziamento. Tendenzialmente è l'Euribor un mese più, diciamo, dipende, di solito è un 3,5-4% su base annuale. Quindi se voi lo detenete, ad esempio, per una settimana, sarà l'Euribor un mese più il 4% diviso 365 giorni. Tendenzialmente però questi prodotti vengono utilizzati in ottica, insomma, speculativa, per cui non mi aspetto che voi li teniate, diciamo, anni in portafoglio, ecco. Se li tenete, diciamo, poche settimane, tendenzialmente questo è un effetto abbastanza, diciamo, residuo, ecco, sul vostro prezzo. L'altra domanda che mi facevano è: ma se io non ho Bloomberg, come faccio a vedere, diciamo, come il repricing, ecco, com'è l'impatto del movimento dei tassi? Allora, in effetti, è una domanda che mi sono posta anch'io e non ho trovato ancora un tool, lo sto ancora cercando, un tool su internet, che ci aiuti in questo senso, però un'idea potrebbe essere, quella di unire. Questo è TradingView, è un sito, diciamo, gratuito, quindi basta, iscriversi ed è totalmente gratuito. Si potrebbe pensare, ad esempio, di mettere da un lato, il rendimento a 10 anni, dei tassi americani e dall'altro, ad esempio, il Treasury, sui tassi. E quindi in questa maniera, vediamo se riesco ad aggiungerlo in maniera semplice, stessa scala, nuova scala di prezzo. Dunque, adesso questo è un treasury che giustamente il future ha rollato da poco, perché questo è il future di marzo, quindi devo ridurre un pochino la scala, la tempistica, quindi lo mettiamo a un mese, vediamo se gli piace di più. Ecco, qui gli piace di più e sì, forse si può fare un ragionamento di questo tipo, ecco, mettere diciamo su un grafico da un lato il rendimento a 10 anni del Treasury americano, dall'altro il future sul Treasury americano e per carità non è un calcolo proprio preciso, però almeno sia un po' un riferimento quando il future era a un determinato prezzo, diciamo a quanto stava il rendimento del Treasury a 10 anni. È un'idea, è un po' spannometrico, però diciamo non ci arriviamo probabilmente troppo lontano. Non so se Gabriele tu hai delle idee migliori o dei tool No, da suggerire. confesso che no. Quello che si può fare è ipotizzare che un'obbligazione, dato il rendimento X, dovesse aumentare di minorità, se si può creare un file Excel dove si fanno delle simulazioni, la funzione per calcolare il rendimento è tier.x e si prova o usando formule inverse oppure semplicemente a mano mettendo dei prezzi diversi, abbassando o aumentando il prezzo a seconda dell'andamento dei tassi. Si può riuscire a capire, data la quotazione attuale, dove potrebbe aumentare o diminuire il prezzo. È un metodo un po' casereccio, se vogliamo, però ci si fa un'idea di quello che può essere l'oscillazione di prezzo in funzione del movimento dei tassi. Certo. Gaetano ci dice: mi è chiaro quanto dice Gabriele sul fatto che le lunghe duration beneficeranno di più del ribasso dei tassi, ma guardando la curva dei tassi americana, visto che i rendimenti lunghi si sono ridotti di molto, mentre quelli brevi sono ancora alti, per chi ha già qualche bond lungo, non sarebbe sensato acquistare qualche titolo di stato USA breve per sfruttare i tassi alti finché ci saranno? Gabriele, io sono d'accordo con Gaetano. Sì, può fare Faccio assolutamente. una disclosure. Si può fare assolutamente. Dopodiché bisogna capire se conviene lavorare in America col rischio dollaro, dopodiché ci sono altre dinamiche anche, non solo
la parte, come si dice, la parte di rendimento, che è una componente, ma non è l'unica, il concetto era quello. Certo, è chiaro, è chiaro. Scusami, sto controllando anche le altre domande nel frattempo. Ecco, c'è Fabio che chiede l'acquisto di un treasury americano è soggetto a doppia tassazione per quanto riguarda le cedole. Allora, Gabriele, sei tu No, quello l'esperto, vale ma per mi sembra i proprio di no. Diciamo, dividendi. No, quello vale per i è un dividendi titolo di nazionali. Stato come il BTP, no? Sì, da quel punto di vista lì è anche tassata a 12,5, no, non ci sono 12 e queste. mezzo. Ecco, scusami, ti ho interrotto, ti lascio andare avanti con la presentazione, No, però mi ma i sembrava concetti utile. li ho già illustrati, erano quelli sostanzialmente che lavorare anche con soluzioni semplici. Penso io qui ho usato due media, si può usare un super trend, si può usare un EMA trend, quello di Enrico Malferti, no? Che sono le zuppe pan bagnato rispetto agli altri indicatori. Può essere, cioè il concetto è lavorate trend follower, ecco, questo è il dato. Ok, non so se ci sono ulteriori domande sulla parte dei tassi, e se no, magari Gabriele passerei a chiederti se, diciamo, qual è la tua view sugli indici, che cosa faresti in questo momento sulla parte più azionaria. Ah, in questo momento, so qui non ho preparato il grafico, non so se lo recupero dopo, magari vediamo. Io mi aspetto giustamente una correzione di breve periodo, nel senso che è vero che siamo vicini ai massimi storici che hanno un potere attrattivo, è vero che la stagionalità, il famoso rally di Natale, è propizia, però altrettanto è vero che sono quotazioni molto, molto tirate sull'azionario, parlo dell'S&P 500, ma soprattutto abbiamo un VIX, una volatilità molto, molto bassa. E su livelli bassi, e la volatilità è una caratteristica ciclica, è una delle poche certezze che abbiamo sui mercati. Purtroppo non è, diciamo così, questa ciclicità non è fissa, non è che 15 giorni salga, 15 giorni scende, altrimenti saremmo tutti ricchi e vivremmo di rendita, no, alle Maldive. Però la ciclicità esiste sostanzialmente, della volatilità, quindi ci sono fasi in cui è particolarmente compressa e ridotta, fase in cui aumenta, cresce, raggiunge un picco e poi diminuisce. E la volatilità, in questo caso mi riferisco al VIX, tende ad andare, il suo aumento, il valore, l'aumento del valore del VIX tende a verificarsi, andare a braccetto con la correzione dei mercati, con la diminuzione dell'azionario. Tutte le volte in cui noi troviamo l'azionario sui massimi e la volatilità sui minimi, ecco, un investitore dovrebbe drizzare le antenne, perché la correzione è probabile. Che non vuol dire inversione di tendenza, che non vuol dire crollo dei mercati, che non vuol dire oddio finisce il mondo, semplicemente vuol dire che il mercato corregge, prende delle prese di beneficio, di profitto, insomma, chiamiamole come ci pare, per poi ripartire al rialzo. Insomma, la struttura del mercato in questo momento è una struttura rialzista, il mercato è improntato ai massimi storici, io sono convinto che gli andrà a ritoccare il mercato americano i massimi storici, quindi sì, correzione di breve, ma poi il mercato è probabile che si riprende, è più probabile che vada a toccare i massimi che faccia nuovi minimi, ecco, detto in altri termini in questo momento. Però una correzione secondo me è assolutamente fisiologica. C'è sempre il tema del quando, però è molto, molto tirata. Questo lo vedo anche, non solo in America, ma anche sul mercato europeo. In America faccio vedere spesso il ratio tra il VIX, scusatemi, tra l'Eurostoxx e il WuStoxx, che è il suo VIX sostanzialmente, il suo indice della volatilità, e li rapporto proprio tra di loro. Qui ci metto delle bande di Bollinger per cercare gli eccessi. Sono 3 settimane che siamo in un eccesso rialzista, cioè in una situazione di potenziale massimo. Poi è vero che questi indicatori funzionano meglio per individuare le aree di minimo piuttosto che quelle di massimo, però sicuramente il dato di fatto è che è un mercato sia in Europa che in America molto tirato, quindi nel breve non sarei assolutamente stupito di una correzione, che ripeto sarà l'ennesima probabilmente occasione di acquisto. Non vedo inversioni di tendenza o cose di questo tipo, salvo cigni neri, l'impressione è che il mercato continuerà comunque a salire. Ecco, ma in questa logica, Gabriele, tu, diciamo, posso chiederti come, diciamo, imposteresti, il calendario a fine, il calendario sul portafoglio, diciamo, a fine, 2023, inizio 24, perché adesso faccio vedere velocemente,
Spero che vediate il mio schermo, confermamelo, Gabriele. Si vede, si vede, Ecco, qui io ho riportato il classico Golden Butterfly da questo sito, una schermata del sito Lazy Portfolio. Questo, diciamo, è una delle più classiche così, portafogli proposti, che però, diciamo, negli ultimi 2 anni non ha performato proprio brillantemente, diciamo, in alcune fasi, e tra l'altro non ha performato brillantemente più per colpa dell'obbligazionario che non dell'azionario, perché se ve lo faccio vedere, vedete che nel 2022 ha avuto un drawdown addirittura del 17,79. Questo, per chi non lo sapesse, il Golden Butterfly è un portafoglio che ha una 40% di obbligazioni, 40% di azioni e 20% di oro. Ma se andiamo a vedere l'equivalente, diciamo, volessimo essere, diciamo, ancora più prudenti, andare su un portafoglio 80 obbligazioni, 20 azioni, non è che, diciamo, vediamo performance tanto migliori. Nel 2022 avremmo comunque avuto un drawdown del 17% e la performance nel 2023 non sarebbe stata certo brillante. E quindi la mia domanda è: potrebbe avere senso, diciamo, in alcune fasi di mercato, magari inserire delle protezioni? Adesso io naturalmente propongo i mini future come prodotti di copertura, ma non è l'unico prodotto ovviamente esistente. Mantenere, diciamo, questo portafoglio e inserire delle coperture magari così in dei mesi in cui sappiamo che c'è storicamente una certa, diciamo, negatività sul mercato. Oppure tu, Gabriele, impostieresti proprio il portafoglio in maniera completamente diversa per il 2024? No, allora il Golden Butterfly è un'ottima struttura dal mio punto di vista. Le annate negative ci sono, per carità. Il 2022, è stata un po' la tempesta perfetta perché è sceso l'azionario, è sceso l'obbligazionario, quindi due asset che compongono l'80% del peso complessivo del portafoglio sono diminuite di prezzo. E l'obbligazionario è sceso anche in modo abbastanza pesante, no? E quindi questo ha comportato i risultati che, però, se uno va a prendere i dati dagli anni 70 ad oggi in America, vede che situazioni di questo tipo si sono già verificate e poi la strategia ha ripreso a performare bene. Quindi la strategia che cioè l'equity line, mettiamola così, no? La strategia che genera quell'equity che cresce in modo lineare, continuo in ogni contesto macroeconomico, eccetera, non esiste. Ci ha provato Madoff, ma era una truffa sostanzialmente, no? La realtà dei fatti che l'asset allocation, chiamiamola così, perfetta per ogni contesto di mercato, in ogni contesto macroeconomico, in ogni contesto di shock, in ogni contesto dei tassi degli non esiste perfetta per generare un rendimento positivo anno su anno, sempre e comunque. O se esiste, questa strategia l'hanno nascosta bene perché ancora nessuno l'ha trovata. Il dato di fatto è che resta comunque una buona strategia che ha superato la prova del tempo. Ora, questa strategia noi la possiamo migliorare. Come la possiamo migliorare? Beh, ad esempio, lavorando con un asset allocation dinamica, quindi non mantenere fisso 40, 40 e 20, ma modificando questi pesi in funzione di vari parametri. L'esempio classico che mi viene in mente è il concetto di risk parity, in America molto famoso, qui cominciano a parlarne oggi, che sostanzialmente i pesi cambiano nel tempo in funzione della volatilità, per cercare di mantenere un certo equilibrio a livello di rischio tra asset, detto in modo un po' grezzo, ma il concetto è quello. Ci possono essere Certo altre che però soluzioni. se l'avessimo, scusami, se l'avessimo applicata però in quest'anno, avrebbe Il risveglio funzionato sarebbe poco questa stato cosa. senz'altro meno, quello senz'altro, però comunque sono, diciamo che i modelli adattivi degli asset tendono a dare dei buoni risultati effettivamente, migliori di un portafoglio rigido. Poi non fanno miracoli, non è che trasformano una strategia da profittevole, scusami, da negativa in positiva, però migliorano le metriche, soprattutto il rapporto rischio-rendimento, però non è che trasformano un anno negativo in un anno positivo, a meno che non sia proprio a cavallo dello zero, allora vabbè, ma un meno 10 non diventa un più 2, ecco per intendersi.
Questa è la prima soluzione. La seconda soluzione prevede, che poi se vogliamo è similare a quella, perché di fatto tieni l'asset base, ma lo vai a modificare leggermente o con le coperture, come citavi tu, quindi in determinati momenti dell'anno, quindi basati sulla stagionalità, o in situazioni anche, perché no, legate alla volatilità. Cioè, tutte le volte che la volatilità diminuisce sotto un certo valore, posso attivare delle coperture. Ci sono delle soluzioni anche in rete più efficienti, cioè quando la volatilità, il VIX, il prezzo del VIX vira a rialzo e aumenta l'accelerazione del movimento, ti cominci a coprire lì, che è una logica un po' più raffinata, un po' più tempestiva. E quella può essere una situazione di copertura. Un'altra cosa che mi viene in mente, sempre così andando a braccio di cose che si possono fare, è quello di andare a lavorare sulla stagionalità non solo come copertura, ma come sovraesposizioni. Cioè, ad esempio, l'oro ha una stagionalità positiva che va adesso più o meno da metà dicembre fino a metà febbraio. Poi non è che tutti gli anni caschi il mondo in questa finestra temporale e l'oro salga, però storicamente questo è avvenuto. Un'altra stagionalità molto famosa è quella dell'azionario americano. L'azionario americano dal 20, da metà ottobre, facciamo, fino a fine anno, ha una spiccata stagionalità rialzista, come rialzista anche il mese di aprile, o più in generale, se vogliamo allargare la finestra, il famoso Selling May and Go Away, da ottobre, meglio ancora a metà ottobre, fino a fine aprile, la stagionalità tende a essere propizia. Quindi, volendo, si potrebbe incrementare la quota di portafoglio. Molto interessante, Gabriele, penso che insomma, queste siano tutte informazioni molto utili a prescindere. C'è Gianni che chiede del petrolio e mi sembra anche una domanda lecita, visto che insomma, il petrolio è sceso insomma, parecchio e quindi appunto vorrebbe capire che cosa fai. Intanto che tu magari prepari la tua risposta, io faccio vedere che aspetti che non condivido, ah sì, sto condividendo io. Sul nostro sito abbiamo sia diciamo, la gamma di mini future per coprire eventualmente la parte di indici, quindi supponiamo di voler effettuare una copertura generica su un diciamo, portafoglio, sulla parte azionaria del portafoglio, possiamo o selezionare addirittura l'MSCI World. Oppure semplicemente prendere l'S&P 500 che tutto sommato insomma diciamo ha una forte correlazione, selezionare di short e magari in momenti in cui il mercato è vicino ai massimi, in situazioni in cui come suggerisce Gabriele la volatilità si sta rialzando o quant'altro, comprare anche per periodi brevi una copertura, quindi non smontare l'intero portafoglio ma invece coprirsi per un periodo. Questo, giusto per vostra informazione, ad esempio, è una cosa che utilizzano, una strategia che utilizzano anche molti consulenti che magari hanno diciamo, anche difficoltà a fare, diciamo, smobilizzare un portafoglio magari di N fondi ai clienti e diciamo, semplificano facendo comprare una copertura nel breve. Ma chi invece volesse puntare, quindi qui, ti chiedo un pochino la tua view, Gabriele, sul petrolio. Potrebbe invece guardare sempre dentro certificati a leva, materie prime, quindi qua troviamo sia l'oro, quindi ci ha detto Gabriele che ha una stagionalità molto positiva da qua a febbraio e tra l'altro, se non erro, Gabriele ha anche un qualche tipo di rapporto con i tassi reali e quindi potrebbe essere favorito forse anche da questo, ma anche sulla parte del petrolio che trovate qua, vedete che i sottostanti sono i singoli future del petrolio, trovate il Brent, trovate il WTI e quant'altro. Come lo vedi questo petrolio, Gabriele? Ma io confesso che non sono un grande seguace delle materie prime, tranne l'oro,
quelle da usare lato investing. Non faccio più da tempo trading sulle materie prime, se non quelle che uso nei portafogli miei, eccetera, lato ETC, eccetera. In linea generale, comunque, adesso magari se vuoi condividiamo anche, condivido lo schermo che ho messo in grafico in sfondo, così ci diamo un'occhiata Condivido. magari insieme per dare una view. Eccoci qua, questa è la quotazione, no, del crudo oil sostanzialmente. Allora, le materie prime hanno una caratteristica e il crudo oil con sé hanno carattere breakout e carattere trend follow, quindi vanno comprate sulla forza e vanno shortate sulla debolezza. Quindi in questo momento tecnicamente il trend al ribasso conviene privilegiare un'operatività riguardista. È anche vero che siamo su un livello di supporto, quindi probabilmente i margini operativi per andare a, diciamo così, instaurare delle operazioni ribassiste sono estremamente ridotti. Quindi il rapporto rischio-rendimento in questo momento non è sicuramente favorevole, nonostante il carattere trend follower sicuramente. Probabilmente o si lavora con stop molto ravvicinati se si vuole seguire un'operatività di quel tipo, oppure si cercano le prossime svolte rialziste. Quindi appena ci sarà un imprinting rialzista, ecco che magari si possono sfruttare. L'importante è lavorare breakout e trend follow sulle materie prime. Questo vale per l'oro, vale per il crudo oil, vale per il natural gas, tutte hanno il corno, insomma, le potremmo citare praticamente tutte. Succo d'arancia, famoso per il film natalizio, La fortuna per due. Un classico di Natale. Magari, ecco, lo abbiamo dato per scontato, magari vuoi spiegare che cosa significa hanno un carattere breakout? Non sono sicura che sia scontato per Allora, tutti. sì, assolutamente. Allora, quando facciamo trading, quindi parliamo di trading, in realtà ne possiamo parlare anche lato investing, ma è più semplice parlare lato trading, quindi per sfruttare i movimenti, chiamiamoli di breve periodo. I sottostanti, quindi non so, gli indici azionari, gli indici obbligazionari, le materie prime, anche le valute, possono essere classificati da un punto di vista operativo in due tipologie, che sono due approcci completamente diverso, cioè ogni tipologia rappresenta un approccio. Un approccio è chiamato breakout, se vogliamo trend follower, vuol dire che andiamo a comprare la forza del titolo, quindi andiamo a comprare la rottura di una resistenza o andiamo a shortare la rottura di un supporto, quella che è la classica analisi tecnica, no, grafica che si studia nei classici manuali di quando si inizia. Quindi la rottura di una resistenza compro, la rottura di un supporto vado short. Questo è il concetto breakout, quindi vado a comprare la forza, vado a sfruttare un movimento di forza. Appartengono a questa tipologia principalmente le materie prime. Mentre, ad esempio, gli indici azionari, l'S&P 500, l'esempio più principale, ma non è l'unico, hanno un carattere mean reverting, cioè hanno un carattere dove le quotazioni tendono a tornare verso la media. E quindi in questo caso si va a comprare la debolezza per rivendere sulla forza. Faccio vedere, cioè, al volissimo quella che era la strategia che avevo preparato sul Nasdaq, che è un tecnologico, ma di fatto un mercato americano, fa esattamente questo, utilizza esattamente questo approccio mean reverting che sfrutta la debolezza delle quotazioni per comprare, poi sul rimbalzo vende, no? E se ci pensate, dicevo, sono due approcci diversi, no? Io a volte li chiamo Don Camillo e Peppone, nel senso che l'approccio breakout compra la forza, l'approccio mean reverting compra la debolezza. E in questo caso gli indici americani, qui vi ho presentato il Nasdaq, ma vale anche sull'S&P 500, piuttosto che sul Dow Jones, piuttosto che su quelli che sono le principali blue chips. Se noi compriamo quando l'RSI, del periodo, quindi di brevissimo periodo, è in ipervenduto, e l'IBS, che è un indicatore anche lui sostanzialmente di ipercomprato e di ipervenduto, quindi cerchiamo due situazioni di ipervenduto su due indicatori diversi, compriamo, quindi compriamo la debolezza dell'ipervenduto di breve, questo è il concetto, e andiamo a vendere quando abbiamo un rimbalzo delle quotazioni, in questo caso quando il prezzo di chiusura della seduta è maggiore del prezzo massimo della seduta del giorno precedente. Se noi utilizziamo questo approccio, che è tecnicamente molto semplice e che possiamo replicare come in questo caso con una qualsiasi piattaforma che tu hai fatto vedere, TradingView, no? Quindi mettiamo il grafico del Nasdaq, mettiamo il grafico dell'RSI, mettiamo il grafico dell'IBS,
Ecco che noi con le regole che ho indicato prima possiamo comprare, possiamo andare a vendere e otteniamo risultati di questo tipo. Questo è l'equity line di questa strategia dagli anni 2000 ad oggi, questa è l'equity un po' marchettara, diciamo così, questa è l'equity quella reale con le posizioni aperte, è un'equity sicuramente più frastagliata da questo punto di vista, ma è reale che comunque resta un'ottima equity line, come restano anche ottime le metriche di questa strategia. Vedete che non l'ho detto, ma ve lo anticipo adesso a voce, questi test sono stati fatti con 20.000 dollari fissi ad operazione, non c'era investimento degli utili, quindi avrebbe guadagnato 30.000 dollari negli ultimi 20 anni, avrebbe un profit factor di 2,54, cioè per ogni dollaro messo nel piatto rischiato ne sono tornati indietro 2,5, ha fatto 150 operazioni con una profittabilità del 77%, che vuol dire 77 operazioni su 100 si sono concluse col segno più. Non è un dato importantissimo a termini operativi, se non a livello psicologico, perché soprattutto per chi inizia avere un comfort operativo di questo tipo è utile. È interessante l'average trade, cioè il guadagno medio operazione, che sono di 200 dollari, quindi considerando lo slippage, considerando le commissioni, le imposte, resta un valore decisamente capiente. E anche il drawdown, sia posizione aperta che su posizione chiusa, è a cavallo di un 2-3%. Quindi anche qui abbiamo un grado di rischio e una percezione anche a livello di gestione dell'emotività molto valida. Questo per dirti, l'ho citata perché mi chiedevi questo approccio, no? Breakout, mirror averting. Questo è un classico esempio di approccio mirror averting. Compro la debolezza, compro l'ipervenduto di breve e sul rimbalzo vendo. Le strategie breakout fanno esattamente il contrario, comprano la forza, la rottura di resistenza. Mi viene in mente per dire l'oro, l'oro è un classico che conviene lavorare con un approccio breakout, compra, rompe, scusate, in un livello di resistenza e vada a comprare. Ci possono essere tanti livelli, c'è il livello, ad esempio, il venerdì, magari la prossima volta possiamo vedere questa strategia. Il venerdì è una giornata rialzista su base statistica per l'oro. Quando rompe il massimo della seduta precedente, quindi il massimo del giovedì sostanzialmente, ecco che scatta un segnale d'acquisto e poi si può liquidare la posizione o in chiusura di seduta, a volte, o addirittura magari portarla over week e andarla a chiudere il lunedì. Quello è un esempio. Oppure mi viene in mente un altro approccio, sempre breakout molto, molto efficiente, che c'è sul natural gas. Il giovedì pomeriggio il natural gas, ovviamente ora americana, c'è un rilascio importante di dati dove esplode la volatilità, al rialzo, al ribasso come quotazione di conseguenza. Fa movimenti molto, molto marcati il giovedì pomeriggio. E anche lì con un approccio breakout si riesce a lavorare bene su quella materia prima. Beh, direi che abbiamo veramente dato tante, hai dato veramente tante, insomma, informazioni preziose. C'è una domanda, dice Fabio, ok, ma la strategia si dovrebbe confrontare con l'andamento del Nasdaq nello stesso periodo? Non so se No, questo dipende. tu. Dipende che cosa stai facendo. Se fai trading col buy and hold, no, se fai investing, sì. Tu hai fatto questa analisi, ci puoi già dire qual è la Beh, in questo conclusione? caso, tra virgolette, vince l'essere sempre investiti, se la mettiamo in termini di concorso generale. In molti casi in realtà vince l'investing sull'azionario americano. È dura, eh? È proprio dura vendere, diciamo, overperformare il Nasdaq o l'S&P 500. No, assolutamente, assolutamente. Dopo poi considera che quello che ho fatto vedere adesso è un approccio che si può replicare tranquillamente comprando l'ETF. Dopo, se si va a lavorare sui futures, cosa che non ho fatto in questa cosa, il discorso cambia. È chiaro che dopo cambiano anche le cose, e dipende anche dallo strumento che utilizzi, come lo utilizzi, per quale logica. Ok, allora rispondo a Mirko che mi chiede se diciamo, ci sarà mandata la registrazione della puntata. Sì, sarà mandata a tutti gli iscritti, quindi diciamo, nel corso della giornata di domani sicuramente la riceverete. Rispondo anche un altro utente che chiedeva come fare, diciamo, di investire su dei mini future. Se abbiamo dei mini future con duration lunghe, ve li faccio vedere, giusto, siamo un pochino lunghi, ve li faccio vedere proprio in
in volata. Esiste in questo momento il, scusate che torno indietro, il trentennale americano come duration molto, molto elevata, ma vi svelo già in anteprima che a breve lanceremo anche il Buxl, spero di pronunciarlo bene, diciamo, quindi il trentennale tedesco per capirci, per puntare su duration elevate sui tassi dell'Eurozona. E quindi diciamo chi volesse puntare su scadenze elevate sul Treasury americano, ecco, potrebbe guardare a questa gamma, quindi long o short, a seconda della sua view, sui 30 anni americani, ecco, tenendo sempre conto che naturalmente c'è sì il rischio cambio, come ricordava Gabriele, ma effettivamente qui c'è la comodità che, diciamo, investendo sui mini future è possibile innanzitutto esporsi per quantità piccole, perché vi ricordo che se si volesse acquistare l'equivalente future, diciamo il nominale equivalente, diciamo più di 100.000 dollari, e oltretutto qui è possibile, lo vedete, investire per anche potenzialmente poche decine o centinaia di euro, e in più non è necessario avere un conto particolare, quindi ricordo che tutti i certificati e quindi anche i mini future sono acquistabili tramite qualunque intermediario finanziario, tramite qualunque broker che voi abbiate, Fineco, Directa o chiunque. Non è necessario avere un conto in dollari, in quanto il prodotto in questo caso quota sì in dollari, ma diciamo viene poi rimborsato in euro. Quindi nel caso del T-bond americano, ad esempio, apriamo giusto questo per capire il prezzo, perché in questo momento prezza 1,1120 e 1,1122, il T-bond sta prezzando, questa è la scadenza di marzo, 123,70, il prezzo è dato dal livello, diciamo, del future attuale meno il livello dello strike, quindi 111,4544 dollari, fratto la parità che trovate qua dentro, la trovate qui, 10, moltiplicato per l'euro-dollaro, quindi circa 1,09 ai prezzi attuali. Ecco, facendo così vi ritrovate esattamente al mid, al livello che sta, al prezzo che sta tra il denaro e la lettera. Vi faccio anche notare che in questo momento il mercato è ancora aperto, quindi da poche settimane Borsa Italiana ci ha consentito di diciamo estendere le quotazioni e quindi non fermarci come era prima alle 5:30, ma quotare fino alle 22, e quindi questo, diciamo, è una comodità, diciamo più che una comodità, una necessità, direi, quando si opera sul mercato americano, sulle materie prime, ma anche appunto sui future, sui treasury che quotano fino alle 22, e quindi diciamo è una possibilità in più per operare sul mercato. Siamo andati un pochino lunghi e quindi ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Gabriele. Fateci sapere se diciamo avete magari qualche altro ulteriore dubbio o domande. Ricordo che potete anche chiamarci al numero verde 892 40 43, potete anche scriverci a questo, diciamo, indirizzo email, se avete domande per insomma Gabriele, oppure se avete magari qualche spunto, qualche richiesta per un prossimo webinar. Spero che diciamo Gabriele avrà ancora voglia di, insomma, fare altri webinar con noi nel 2024. E quindi ecco, dateci suggerimenti su quale, insomma, argomento. Assolutamente, molto. Ci mancherebbe. Grazie a te Nevia, grazie a tutti quelli che hanno partecipato in diretto, che ci vedranno in registrato. Tra l'altro questo è l'ultimo appuntamento dell'anno, e quindi ne approfitto anche per fare gli auguri a te e a tutti quelli che ci ascoltano di un felice e sereno Natale, di buone vacanze. Grazie, auguri a tutti, grazie dei complimenti, troppo buoni, e buon Natale a tutti e buon trading.
Arrivederci.